ragazzi, con Star Casino Sport continuiamo la nostra caccia ai record e io oggi vi racconto dei tre portieri che nella storia della Serie A hanno mantenuto la porta inviolata per il tempo più lungo. Sarà un podio speciale perché è tutto italiano. Spesso poi sentiamo dire che la squadra che vince lo scudetto è quella con la migliore difesa. Una curiosità ci dice infatti che tutti questi tre portieri nell'anno in cui stabilirono il loro record poi vinsero il campionato. Come sapete, il ruolo dell'estremo difensore è fondamentale, perché se per una squadra è importante segnare tanti gol, altrettanto lo è non subirne. Al terzo posto troviamo Dino Zoff, che stabilì il suo record nella stagione 1972-1973 quando vestì la maglia della Juventus. Il suo record durò 903 minuti, precisamente dal 41esimo di Juventus-Fiorentina quando fu battuto da Nello Saltutti fino al 44esimo di Milano-Juventus quando Gianni Rivera lo batté su rigore. Record che durò dalla 9a alla 19esima giornata di Serie A. Poi arrivò la stagione 93-94, quando Sebastiano Rossi infranse il record del suo idolo, perché l'ex portiere del Milan, che poi vinse lo scudetto in quella stagione, mantenne la porta inviolata per ben 929 minuti. La sua imbattibilità durò dal 19 dicembre del 1993, quando fu battuto da Villa del Cagliari, fino al 27 febbraio del 1994, quando fu il russo Kolivanov a segnargli un gol. Continuiamo il nostro podio tutto italiano, perché al primo posto troviamo Gigi Buffon. Anche lui ci mise più di 20 anni per battere il record del suo predecessore, Sebastiano Rossi. Era la stagione 2015-2016 e con la maglia della Juventus Gigi mantenne la porta inviolata per 973 minuti, precisamente dal gol che gli segnò Cassano in Sampdoria-Juventus fino al derby del 10 marzo del 2016 quando gli segnò il Gallo Belotti. Un altro record che appartiene a Buffon è quello che nel decennio 2010-2020 è il portiere con il più alto numero di clean sheet, il 49%.